benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente ci trucchiamo insieme. In realtà faremo ben tre look diversi per queste feste, per questo Natale. Dal più basic a quello un pochino più extra. Direi subito di iniziare, non perderci in chiacchiere. E intanto vi auguro anche buone feste. Domani è Natale, quindi buon Natale! E se vi truccate poi con questi look, taggatemi nelle storie. Iniziamo subito quindi con la base che sarà uguale per tutti e tre i look. Vado ad applicare l'olio di Tarte. Questo è il Maracuja Oil, mi piace tantissimo perché va subito a togliere l'effetto secco barra tutte le pellicine che potremmo avere appunto con questo freddo che, mamma mia raga, andando in montagna, veramente la mia pelle necessita di oli. E quindi come primer ultimamente uso sempre lui, perché poi con i fondotinta, cipria e cose è un attimo che la pelle diventa... E questo mi permette di averla bella liscia e morbida. Ovviamente ho fatto già la mia skincare prima, eh. Questo lo uso proprio come step ultra 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 glowy. E faccio le sopracciglia, così che nel mentre poi faccio la base si asciuga bene il gel. E in questo caso uso il Brow Freeze di Anastasia. Eccolo qui, mi piace tantissimo l'inverno. Vado con un pennellino a prelevarne un po', lo massaggio sul tappo e vado a pettinare le mie sopracciglia. Le voglio liftate ma comunque abbastanza ordinate, quindi non troppo lupolucio. Ora andiamo ad applicare il fondotinta e uso il Synchro Skin Radiant Lifting di Shiseido. Quindi fondotinta, sempre effetto molto molto radioso, io utilizzo la colorazione 210. Lo applico con una spugnetta umida. Questo fondotinta mi piace perché è molto coprente, ma non dà l'effetto pesante sul viso, anzi lo rende estremamente uniformato in maniera delicata. E sto utilizzando la spugnetta di Linda che avevo ricomprato su Beauty Bay, con questa forma particolare che mi piace tantissimo. Voi vedete il prodotto? Io no, ma comunque la base è bella uniformata. Vado ovviamente anche dall'altra parte. Che poi la base è la cosa più importante. Se hai una bella base, poi il resto viene da sé, sarà tutto più bello. Ne aggiungo giusto un pochino in più dove ho più imperfezioni, quindi brufoletti, rossori. Correttori uso la combo Anastasia più Nabla, questo per andare a contrastare le occhiaie, quindi un pochino più scuro, aranciatino. Io utilizzo la tonalità 6 e poi appunto al di sopra andiamo con un correttore più chiaro per illuminare. Questo di Anastasia è veramente veramente coprente, vi cancella tutto. Come dicevo prima andiamo a illuminare, questa è la colorazione Ivory. Dovrei prendere anche di questo la colorazione un pochino più chiara e la utilizzo anche come base make-up. Vedete, questa spugnetta vi permette di andare proprio all'interno dell'occhio, di sfumare per bene tutte queste zone che di solito sono un po' critiche, anche qui sulla palpebra, veramente comodissimo. Ok, e andiamo di blush, ovviamente utilizziamo i blush di Mitchell, abbiamo diverse colorazioni, penso però che andremo con qualcosa di abbastanza nature. Madonna, questo è super fucsia. No? Ho detto arancione? Io andrei di questo. In caso lo mischio. Questi qua sono belli perché sono molto molto opachi, quindi per chi magari ha anche la pelle grassa e ha paura dei blush in crema, ecco, questo non vi darà alcun tipo di problema. Sorbetto melone. Giusto per scaldare un pochino, no? Sulle carnagioni chiare questo deve essere una bomba. Chiare, chiarissime, ecco.
Base quasi finita, vado ad applicare un po' di cipria nelle zone che tendono a lucidarsi, barra che vogliamo settare. E tampono, non faccio... Vi consiglio di tamponare per avere un effetto più levigato e ben settato, ecco, perché sennò potrebbe non settare abbastanza, barra darvi un effetto polveroso, mentre se fate così, secondo me noterete una grande differenza. Possiamo passare con i look occhi, quindi zoom. Per il primo look andiamo a prendere Brachy da Serendipity, perché so che molti di voi ce l'hanno, quindi potrete ricreare il look identico a Natale, e lo andiamo ad applicare su tutta la nostra piega. Prendete il correttore di prima e se volete fare prima, ultimamente io lo faccio sempre, se avete un piegaciglia sporcate un po' di correttore e lo andate a stampare direttamente sulla palpebra per fare l'effetto cut crease in 0 secondi praticamente, perché basta fare poi così e ta-da, l'avete fatta. Col pennellino poi ovviamente andate a riempire tutto per bene, così da pulire leggermente la sfumatura. Dopodiché prendete Baylis e controllando che non ci siano pieghette di correttore, lo applichiamo su tutta la palpebra. Vedete come lifta lo sguardo il fatto di lasciare cut crease bella aperta così. Una volta fatto questo, possiamo giocare con glitter, shimmer, di tutto di più, e io andrei ad applicarlo all'angolo interno. In base a come siete vestiti, potete scegliere un qualsiasi altro shimmer. Se siete mood ghiaccio, freddo, eccetera, potete utilizzare Ice. Se avete un vestito verde, Snake. Se ce l'avete magari più champagnino, potete usare Sparkle. Questo con un maglione bianco, secondo me, wow, ciao, bellissimo, anche rosso. Però appunto se volete qualcosa di più BAM potete applicare BAM, come faremo noi in questo caso. Oh, vedete come è subito più natalizio il tutto. Magari da questa parte vi mostro come sarebbe con Crystal, quindi un pochino più chiaro. Anche così secondo me è bellissimo per le feste. Oppure potete fare un mix e applicare magari un po' di Crystal proprio al centro per poi illuminare il tutto. Tantissimo, e questo sicuramente è molto semplice ma d'effetto. Sulle sopracciglia applico il Bomb Brows di Huda Beauty, questo mascherino con fibre e leggermente colorato. Ok, e ovviamente applichiamo ciglia finta o mascara a piacere. Ok, le ho appoggiate così poi riesco a toglierle facilmente per fare i prossimi look, però già l'effetto è pazzesco, potete mettere se no anche solo il mascara. E rossetto rosso, ovviamente, questo a Natale è immancabile. Questo qui è lo 01 di Sephora, uno dei miei preferiti. È arrivata mia mamma. Terminato, quindi semplice ma d'effetto, vi lifta lo sguardo, siete super natalizie con due o tre step. Bellissimo, mi piace un sacco ed è forse proprio quello che farò io a Natale. Ma passiamo quindi al secondo look più elaborato. Per questo look inizieremo con un rosso e ho scelto di utilizzare la 9X di Morphe perché ha un rosso super natalizio e bello power, quindi lo vado a prelevare. Lo applico sia nella parte iniziale qui dell'occhio che qui facendo una sorta di eyeliner. Inizio a sfumare il tutto, magari mi aiuto con un pennellino più da sfumatura. Per scurire un pochino, poi vado a prendere Foxy, quindi un rosso mattone più scuro e intensifico proprio la piega qui. Ovviamente questo look potete farlo sempre con i colori che preferite. Poi andiamo a pulire la zona e andiamo a togliere il rosso che è andato un po' troppo verso il basso. Potete usare la tecnica di prima o fare direttamente voi con un pennellino.
Ok, poi voglio scurire maggiormente, quindi prendo anche un po' di brown e questo qui invece lo applico solo qui per fare questa sorta di eyeliner un pochino più scura. Applichiamo sempre Baileys su tutta la palpebra mobile per andare a settare per bene il colore. Ta-dan, ho fatto anche l'altro occhietto. Ora andiamo sempre di shimmer, quindi in questo caso per essere un pochino più comoda vado con un eyeliner, questo è di MAC, colorazione Holiday Time. A proposito, mi sa che l'avevo trovato in un calendario dell'avvento di qualche anno fa e appunto lo andiamo ad applicare sia in questa parte qui, quindi subito sotto la cotta. Potete utilizzare anche gli ombretti volendo e un pennellino se non avete eyeliner. Poi qui sotto e perché no anche qui. Ovviamente andiamo a intensificare anche la rima inferiore. Matita marrone all'interno dell'occhio. Rita Da, anche il secondo look fatto, questo forse è il mio preferito, veramente bellissimo, secondo me è top anche per Capodanno perché è molto extra, però cioè, si può gestire nel senso, si può togliere magari lo shimmer qui, si può mettere solo nella parte appunto della palpebra, dà quel tocco in più, no? Che dici wow, bellissimo, quindi niente, super soddisfatta, ho scurito anche un pochino. E il contorno labbra con la matita 109 di Mesauda, così da abbinarsi meglio al tutto. Che dite? A me piace da impazzire. Quindi questo look più elaborato, ma comunque semplice. Sembra complicato, ma avete visto, cioè sfumatura qua, sfumatura là, glitter e via. Bellissimo. Ok, rieccomi qua. Allora, terzo look sul verde e voglio assolutamente fare un eyeliner glitterato. E come glitter ho trovato magicamente questi qui. Quindi penso proprio che useremo loro. Però prima facciamo un po' di sfumature, solite cose. E utilizzerò la Carnival. In realtà ero tentata anche di utilizzare questa nuova di Visart. Quindi credo che farò un mix tra queste due. È l'una, vediamo quanto tempo ci metterò a farlo. Iniziamo subito dal verde e penso che prenderò questo. Ho tolto anche il rossetto perché non so se lo vorrò rosso col verde. Vediamo. Comunque, pennello nuovo. Vediamo se è abbastanza pieno o se dovrò prendere un altro. Comunque, questa palette per il prezzo che ha originale, quindi non scontato, non avere uno specchio, insomma, cioè, almeno lo specchio. Forse poi andremo anche un po' a scurirlo, però adesso vediamo. Già mi sembra poco scrivente. Ok, andiamo subito a scurire il tutto prendendo, opa, questo verde qui. Si vede? Lui. E lo vado sempre a tamponare un pochino qui. Da Serendipity andiamo a prendere Brachy e sfumiamo i due colori verso l'esterno. Questo look l'avevo visto fare da una ragazza e me ne ero innamorata, quindi dovevo troppo ricrearlo. E lo applico anche verso l'esterno. E infine prendo un marrone proprio scuro 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 e intensifico maggiormente proprio qui la fine dell'occhio. Applico poi un marroncino più chiaro qui tra il marrone e la parte in cui non avevo ancora applicato nulla per sfumare maggiormente il tutto. E intensifico a piacere il marrone. Applico Antidote, che è il verde più scuro della palette, proprio qui
dove andremo a tagliare la criso. E ovviamente poi vado a sfumare con il verde più chiaro. Taglio la crease e torno da voi. Ho utilizzato la base bianca di P. Louise e ora andiamo a prendere forse questa volta un bianco. Vediamo dove ho un bianco, proprio sì, qui. Quindi palettina di Visart, proprio lui. Con 3-4 passate diventa bianco, sì. Ok, quindi solo proprio nella parte iniziale e poi riprendo i marroncini per andare un po' aiuto a sfumare meglio il tutto. Così. Comunque ci sta bene il marrone e il verde insieme, no? Combo carina. Se qualcuno si ricorda come si chiama la ragazza, la tagga sotto nei commenti perché avevo visto un TikTok e non mi ricordo più come si chiama. Ok, poi applichiamo la matita marrone. Ora andiamo a fare l'eyeliner. E come base prenderei sempre un primer, anche se non è verde, 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 userò lui, giusto per darmi un'idea di eyeliner dove andare. È più azzurrino, effettivamente. Però vabbè, non vorrei sporcare troppi pennelli. Facendo tre look, veramente. Allora, ne uso uno già sporco. Quindi semplicemente traccio la linea, guida per poi dove appunto andremo ad applicare i glitter. L'idea sarebbe carina anche solo l'eyeliner glitterato. Poteva essere un look semplice, effettivamente non ci avevo pensato prima perché io esagero sempre, però ok, andiamo a prendere i nostri amici glitter e ce li piazziamo bellamente sopra. Per sicurezza applico la colla per glitter di NYX. Questa palettona di glitter in realtà non è il massimo, nel senso che sono glitter un po' sfigatelli, però ci sono tantissimi colori. E quello è un pro. Oh, non pensavo di volerci mettere così tanto a mettere questi glitter. Che figo. Ok, mi piace un sacco, faccio anche l'altro occhio e torno. E tada, anche questo look è terminato. Per chi non ama i rossi, sicuramente amerà queste sfumature nude verdi tenui, ma comunque super natalizie. E io sono super soddisfatta di questi look, ovviamente fatemi sapere qual è stato il vostro preferito e quale farete qui sotto nei commentini. Io ora corro a mangiare perché sono le 2, quindi ci ho messo un'ora. Beh dai, pensavo anche peggio, vedete, non è così, poi così difficile farlo. E niente, wow. Bellissimo, mi piace un casino. Quindi questo era l'ultimo video make-up dell'anno, spero appunto che vi sia piaciuto. Io vi auguro buone feste ancora, spero che vi divertiate, che passate questi 2 giorni appunto con la vostra famiglia, mangiate tanto, anche per me, io mi strafogherò di pandori, panettoni, lasagne, questo e quell'altro, non vedo l'ora. E vi mando un bacione gigante e ci vediamo presto con un nuovo video. Bye bye!